Oggi sembra un giorno di primavera barra estate, cioè fuori non fa caldissimo, però la giornata è bellissima, quindi io non potevo non... Giuno? Sì, perché ho appena dato dei premietti a Giuno e adesso li sta cercando per tutta la casa, glieli ho nascosti perché già te ne ho dati troppi. Hai capito? Comunque, stavo dicendo che la giornata è bellissima e non so se stavo dicendo qualcos'altro, ma già mi sono dimenticata perché nella mia testa ci sono tutte le cose che vi devo dire. Ah sì, che mi sono svegliata di buonissimo umore e ovviamente ho colto la palla al balzo e ho iniziato a fare il vlog della giornata perché mi sento davvero carica e volevo mettere di buon umore anche voi, sperando che non stiate vedendo questo vlog in una giornata di pioggia, se no non ha senso, però vabbè. In ogni caso, oggi sono bella truccata, vestita, perché stamattina ho fatto alcune foto, tra cui delle fotine con Giuno. Questo perché oggi è un giorno speciale. Oggi è il 13 marzo e Giuno compie un anno. Fatti vedere come sei cresciuta. Eccola qua. Lei mi guarda e mi segue perché sa che potrei darle un premietto, ma in realtà i premietti li ho utilizzati per fare la foto in modo decente. Sono questi qua. Li ho presi nuovi ieri. Sembrano dei salamini. In realtà sono per cani, però sono di carne vera. Quindi sì, penso che siano proprio dei salamini, ma meglio non provarli. A parte io che non mangio la carne, però direi agli umani che mangiano la carne comunque di non provarli. E abbiamo fatto queste foto bellissime che volevo pubblicare oggi perché appunto è il suo compleanno. E tra l'altro, proprio oggi volevo anche iniziare a fare delle fotine a lei e basta, da pubblicare invece sul suo profilo di Instagram. Non so se lo sapete, su Instagram, sul mio, lo dico sempre, cioè la taggo sempre. Però se non la seguite ancora e vi fa piacere seguire anche un profilo dedicato a un cane, si chiama Juno Toms W, che sta per Weimaraner, che è la sua razza. Quindi se volete cercatela su Instagram perché già ho pubblicato, anzi ha pubblicato sul suo profilo un sacco di foto. Però da oggi in poi voglio pubblicarne molte di più per tenere attivo anche quel profilo, visto che facciamo un sacco di avventure insieme e voglio condividerle anche dal suo profilo, iniziando da oggi che appunto è il suo compleanno. Infatti voglio farvi vedere che cosa ho preso ieri, praticamente per festeggiare. Ovviamente ho dovuto prenderle una torta canina. Ora non si vede molto, però è a forma di osso. C'è sopra scritto auguri ed è carinissima. Non so che gusto sarà, però è una torta proprio per cani. Quindi dopo faremo una fotina con questa torta e poi ovviamente gliela lasceremo mangiare. Se riesco, taglio alcune fette anche per i suoi amici, fratelli, canini, Tokyo e Kylie. Non so se riuscirò, dopo l'attesa della foto, non so se riuscirò a toglierle la torta. Però cercherò anche di dividerla con gli altri canini, e tanto comunque ci sono anche questi salamini da dividere con loro. E poi, siccome quando sono andata al... Sì, anche questo è per te. Sono andata al negozio di animali, hanno visto che prendevo tutte queste cose e mi hanno detto: ma è il compleanno del tuo cane? Tra l'altro ero lì proprio con Giuno, e quindi ho detto sì, domani compie un anno, quindi loro mi hanno anche regalato, così per te Giuno, ti hanno regalato anche questa cosa qua. Si chiama pranzo pasto completo per il tuo cane, 100% da carne fresca. È tipo un hamburger per cani. Quindi mangerai anche questo, tesoro mio. Anche questo, sì, è per te, è per te. Quindi oggi è veramente una festa per Giuno. Infatti le darò pochi croccantini del suo cibo normale perché altrimenti mangia un sacco. Scusate, ogni tanto mi vedrete sistemare questa maglia, ma è cortissima. Quindi ogni tanto si vede il reggiseno sotto e non vorrei evitare la cosa. Comunque oggi sono vestita molto sportiva. Siccome pantaloni neri, può darsi che vedrete un po' di peli di Giuno perché sta facendo la muta, però ho su questa maglia crop top che ho preso credo da H&M e questi pantaloni che mi piacciono tantissimo perché sono sportivi, ma qui hanno tutta la rete come se sotto ci fossero le calze a maglia a rete, e li ho presi da Bershka, però su ASOS, sul sito di ASOS. Comunque, detto tutto questo, devo anche dirvi che ora devo uscire perché devo andare dal dermatologo. Situazione pelle da risolvere, quindi vado dal dermatologo, ho una
visita e così vedo un po' che cosa mi dirà. Mi sto sistemando sotto intanto. Comunque ecco, adesso usciamo perché manca poco e devo andare, meno male che è nel mio stesso paese, quindi non ci metterò molto, però non vorrei arrivare in ritardo. Anzi, mi devo anche un po' struccare perché, essendo che, cioè, il dermatologo deve visitarmi la pelle, ovviamente non posso andare con questa pelle così bella, ma in realtà è finta perché c'è tutto il fondotinta, quindi mi devo anche struccare. Arrivate. Alla fine non mi sono struccata perché ho detto, cioè, mi sono portata le salviettine struccanti, però siccome è un controllo, ma io sono già in cura da lui, magari non devo, non lo so. In realtà penso che mi farà struccare, però io ci provo perché mi piace come mi sono truccata stamattina, non voglio struccarmi per poi ritruccarmi, quindi vediamo un po' che cosa mi fa fare. In ogni caso io le salviettine le ho portate perché in effetti lui mi può dire: scusami, ma io ti devo visitare la pelle. Vabbè, adesso vediamo che cavolo succede. Vabbè, ma tanto ci sono un sacco di parcheggi liberi qua, cioè non è che è tipo un centro commerciale. Gloria e i suoi parcheggi, sarà una serie TV. Gloria e i parcheggi. Bene, alla fine mi sono dovuta struccare, siamo passate anche in farmacia a prendere i vari prodotti. Adesso mi vado a rimettere un po' di fondotinta perché fa ancora più impressione vedere l'acne col metà viso truccato, perché sembra tipo infiammato, invece in realtà non è così drastica la situazione. Quindi adesso vado a mettermi un po' di fondotinta per cercare di sistemare. Trucco sistemato. Giuno, vieni con me. Giuno, vieni. E sto preparando anche il pranzo. Adesso lo apparecchiamo. Vi faccio vedere un po'. È ora anche di buttare la pasta, lo farò live. Pasta integrale. Ok. Ne è uscito uno, ok. E metto 13 minuti. 9, 10, 11, 12, 13. Ho deciso di fare la pasta integrale con i gamberetti. Tante di voi, dopo l'ultimo post che ho messo lunedì sul Motivation Monday, perché ho deciso ogni lunedì di postare una foto su Instagram, cioè la foto su Instagram la posto ogni giorno alle 18, però lunedì posto una foto dedicata al Motivation Monday, ovvero a una frase, una foto che possano darvi la motivazione per la settimana. E questa settimana, lunedì, ho postato una foto del mio corpo e di come sta cambiando grazie sia alla palestra sia a un'alimentazione più sana che da questo mese ho iniziato ad avere, senza voler dimagrire di chissà quanti chili, senza voler raggiungere un corpo perfetto, semplicemente per essere in forma, per essere sana, per stare bene nel mio corpo, per piacermi, però tutto fatto in modo sano. E appunto dopo quella foto lì e dopo le varie storie che sto mettendo in questi giorni, dove vi faccio vedere magari qualche mio pranzo, qualche mia cena, tante di voi mi hanno chiesto nei vlog magari di far vedere di più che cosa cucino, che cosa mangio, così possono prendere ispirazione oppure capire un po' com'è la mia alimentazione. Quindi appunto oggi farò la pasta integrale con i gamberetti, che erano surgelati, adesso si stanno scongelando, e poi li facciamo in padella con un po' di olio extravergine di oliva. Vi dico tutto nel dettaglio così potete riprodurre la cosa. Tra l'altro è semplicissimo farlo anche, diciamo, da sole, dipende dall'età che avete, però senza l'aiuto dei genitori, cioè se già cucinate tranquillamente potete farlo da solo, perché i gamberetti basta metterli in padella con un po' di olio, poi potete aggiungerci anche spezie se a voi piacciono, a me non piacciono tantissimo le spezie, un po' di erbette e tutto il resto, un po' di, sì, magari un po' di aglio per dare un po' di sapore. In passato li ho fatti anche con la soia, però la soia è molto salata e rallenta il metabolismo, quindi non è proprio l'ideale se si vuole un po' perdere peso. Quindi farò appunto quelli molto semplici con la pasta integrale. A me non piace la pasta integrale, devo dire la verità, però ho deciso di provarci di nuovo a mangiarla, e se la condisco con qualcosa riesco a mangiarla, cioè da sola ancora non ce la faccio, nel senso pasta in bianco integrale non riesco, però anche solo con un po' di sugo, con un po' di verdure, con un po' di gamberetti. L'altro giorno ho fatto pasta integrale, cavolini di Bruxelles e salmone affumicato, perché non riuscivo anche a cucinare il salmone al forno e poi metterlo dentro, quindi l'ho messo affumicato, che comunque sono grassi buoni, perché il salmone, l'avocado, l'olio extravergine d'oliva sono tutti grassi buoni, ed era buonissima, cioè se la condisco mi piace. Quindi adesso vediamo un po'. Ok, la pasta sta andando, adesso metto su i gamberetti che si stavano scongelando qui dentro. Poi vi farò vedere il risultato finale, che sarà meglio di un piatto di un concorrente di MasterChef, così, tanto per
lodarmi da sola. Ecco il risultato finale. Dai, carina. Alla fine, se vedete qualcosa di verde, è perché ho messo dentro anche la rucola. Perché mentre univo la pasta ai gamberi, vedevo che mancava qualcosa, quindi ho messo dentro la rucola così fresca, che è appassita non appena l'ho messa nella padella. Quindi, buon appetito! È arrivato il momento della torta. La sto aprendo adesso. Non so se vedete, aspetta, ok. Ah, oh, ragazzi, benvenuti! Bellissima! Auguroni? Cos'è che c'è scritto? Auguri? Vabbè, auguri, auguroni. Bellissimo! Ma ragazzi, è enorme. Cioè, e poi abbiamo i soliti salamini che gliele darò a qualcuno per farla stare ferma. Perché vorrei cercare di fare la foto per il suo profilo, visto che quella venuta con me è venuta, quella che abbiamo fatto con me è venuta benissimo. Quindi ora è il momento dell'osso. Vediamo se riesce a resistere a non mangiarlo subito. Ma la metto in un piattino, però come faccio se no? Arriva anche Tokyo. Arriva, ragazzi. Ho paura che Juno non riuscirà a resistere. Cioè, non resisterei nemmeno io, cavolo. Adesso troviamo il posto per fare. Ecco, già è interessata. Juno, sì, è per te. Però puoi aspettare un attimino. Grazie. Seduta. Aspetta. Seduta. Oh. Brava, aspetta. Brava. Com'è? Cos'è? Graziosa. Cos'è, amore? Oh. Oh. Quanto sei felice da 1 a 10? No! Se lo sta mangiando di gusto. Ne teniamo un pochino per i tuoi amici, va bene? Se ciao. Adesso usciamo così te lo mangi tutto. Te lo mangi tutto. Vai, amore, tutto tuo. Auguri! Non riesci a prenderlo, ma aspetta, stacchiamone un pezzettone. Ok. Questo lo tengo, eh. Questo lo tengo, grazie Juno. Buon appetito, amore. Grazie del pezzo, eh. Vabbè, ormai vi siete abituati ai miei cambi di look nei vlog. Non vi preoccupate, scoprirete presto tutto. Oggi ho, tra le altre cose, preparato una cosa riguardante una mia grande passione, che è quella dei tarocchi. Ve ne parlerò meglio, però ci tenevo tanto a fare una cosa dedicata a questa mia passione, perché ovviamente non sono magica, non sono una strega, non è che faccio chissà cosa. Però lo sapete, perché ve ne ho parlato anche nella haul dei libri, che ormai sono tanti mesi, quasi nell'ultimo anno, mi sto documentando un sacco su questo tema. Anzi, con le mie amiche e i miei amici ogni tanto mi esercito con loro nel leggere le carte, tutto in modo molto soft, senza prenderci troppo sul serio. Però allo stesso tempo, siccome sono molto interessata a questi argomenti esoterici e so che tanti di voi che mi seguono come me hanno queste passioni, ogni tanto, come sapete, mi piace parlarvi anche di astrologia, di magia, di tutte queste cose qua. Quindi outfit diverso in ogni singola la clip, vabbè, lasciamo stare. Ma quello che volevo dirvi invece riguardava la tinta labbra, il rossetto liquido che ho su in questo momento. Non mi ricordo il nome esatto della colorazione, però è di Kylie Cosmetics. Io adoro Kylie, cioè proprio la seguo un sacco e mi piace tantissimo, e ho tanti dei suoi prodotti di Kylie Cosmetics. In particolare mi piacciono tantissimo le sue palette di ombretti. Anche oggi ho utilizzato i suoi ombretti della palette Burgundy. Quindi mi piacciono tanto i suoi prodotti, però c'è un però. Le sue tinte labbra, anzi i suoi rossetti liquidi, perché io le chiamo sempre tinte labbra, ma in realtà sono rossetti liquidi, non sono molto buoni. Nel senso che inizialmente non hanno nulla di strano, però passa pochissimo tempo e si seccano subito. Sia che li teniate bene, cioè nel senso non è che li lascio aperti o li uso male, proprio tranquillamente, dopo pochissimo tempo, dopo pochissime settimane, si asciugano, e quando li applicate sulle labbra ve le seccano tantissimo.
tantissimo. E mi succede solo con i suoi rossetti liquidi, non con quelli di altre marche. Quindi penso proprio che sia un suo problema. Non so se tra di voi c'è qualcuno che utilizza anche, cioè che utilizza sì, i suoi rossetti liquidi. Fatemi sapere se vi trovate come me. Ma in particolare questa cosa succede con i rossetti Bordeaux. Questo, appunto, non mi ricordo che colorazione è, però è simile a Leo, però questa è un'altra, che come vedete è un rosso scuro, un bordeaux, e la cosa succede particolarmente con questi colori, perché conoscendo alcuni makeup artist, in particolare Mr. Daniel Makeup, Daniele, che è il direttore artistico di Nabla, che è una marca di makeup, so, anche seguendo Jeffree Star, comunque seguendo vari makeup artist, so che il pigmento scuro, in particolare quello rosso, è difficilissimo da mixare per creare la giusta texture del rossetto liquido. Devo dire che Kylie non c'è riuscita, cioè proprio no, perché i suoi rossetti liquidi scuri non sono buoni, non ve li consiglio. Anzi, volevo proprio dirvi, ribadire il fatto che se volete comprare un rossetto liquido un po' diverso dal solito, che magari non sia delle solite marche reperibili in Italia, sapete che io utilizzo tantissimo Nabla, però riguardante magari delle marche più all'estero, più straniere, vi consiglio molto di più Jeffree Star di Kylie Cosmetics. Per gli altri prodotti abbastanza uguali, ma per quanto riguarda i rossetti liquidi, Jeffree Star tutta la vita, lo dirò fino alla morte. E adesso mi voglio togliere questo rossetto liquido, cioè il prima possibile, perché sento che le mie labbra si stanno seccando sotto e non è una sensazione per niente carina. Sono le... mi dico l'orario... sono le 16:45 e stavo notando quanto è bello il fatto che sia ancora super luminoso, cioè il sole non sta nemmeno tramontando, mentre solo pochissimo tempo fa diventava subito buio, quindi sono molto felice perché tra poco cambia anche l'orario, quindi le giornate saranno ancora più lunghe e io non vedo l'ora, cioè veramente viva il sole, viva le giornate lunghe. E se vedete un po' di fumo è perché ho pronta qui l'acqua caldissima, dove adesso inserirò il tè. Io bevo di solito no, aspetta, mi sono impapinata tutta. Di solito bevo l'Earl Grey tea. Earl Grey, vabbè, comunque questo qua della Twinings mi piace un sacco. Qua non ci metto nemmeno lo zucchero perché mi piace proprio sentire il sapore, mentre nel caffè lo zucchero lo metto. E poi una bella mela. Ecco perché vi volevo far vedere appunto quello che mangio, quindi merenda, mela e tè. Anche se già sono quasi le 5, sarebbe meglio fare la merenda alle 4, però vabbè, chi se ne frega. Alla fine l'importante è scegliere cose buone. Mela e tè. Buon appetito? No, buon appetito non si dice a merenda. Bravissima! Mi raccomando, stai sull'asciugamano, che sennò mi sporchi tutte le coperte. Guarda questa zampetta. Questa zampetta è fuori! Ecco qua. Comoda? Comoda, amore? Buonanotte! Mi prendo una felpa perché sto morendo di freddo, perché adesso che arriva sera comunque la temperatura un pochino si abbassa, solo che non trovo qualcosa di normale, di non troppo strano. Ah, era già fuori. Vediamo se vi appoggio qua. Sì, vabbè. Io e le posizioni della macchina fotografica. Cerco sempre di appoggiarvi in qualche modo per condividere questi momenti in cui non posso tenere in mano la macchina fotografica, ma purtroppo non mi decido a comprarmi un cavalletto piccolo, perché ovviamente ho il cavalletto grosso per la reflex quando faccio i video del canale principale, ma quando invece faccio i vlog ho bisogno di un cavalletto piccolo, di modo che io possa appoggiarlo sopra un tavolo, sopra una mensola e parlarvi. Ma ogni volta invece lo devo fare senza cavalletto e mi devo abbassare io. Prima o poi lo prenderò. Prima o poi mi deciderò a prenderlo. Ora vado in bagno per struccarmi. Cioè, guardate, ho mangiato una mela e ho bevuto il tè, quindi nulla di oleoso, nulla di strano, semplicemente era tutta acqua, perché anche la mela è fatta di acqua, e il rossetto liquido è in queste condizioni. Comunque, sperando che Juno non mi segua, vado in bagno per togliermi appunto il rossetto liquido. Juno, non mi seguire, perché ogni volta poi quando deve rimettersi a letto è un casino, perché va
sulla coperta e non sull'asciugamano, diciamo, per evitare che sporchi di nuovo tutto, che vi sporchi sempre tutto. Vediamo se vi appoggio qui. Sempre la stessa cosa, no, però qua dai, ci può stare. Qui in bagno la situazione è migliore. Ieri mi sono fatta questa maschera qui di Kiehl's ed è in questo cosino perché me l'hanno dato in negozio come campioncino. Questa è la Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask ed è all'argilla bianca ed è per depurare i pori, per la pelle che appunto ha delle impurità, e me ne hanno dati due o tre di campioncini. Devo dire che mi piace, però non è che fa quell'effetto appena la togliete, oh mio Dio mi è cambiata la vita, quindi voglio ancora provarla per un po' e poi deciderò se prenderla. Però in questo periodo sono alla ricerca di nuove maschere perché sto curando bene la mia pelle nonostante l'acne ci sia ancora, comunque la sto curando un sacco. Ora mi tolgo il rossetto perché non ce la faccio veramente più, e non so se vi stavo dicendo qualcos'altro prima di dirvi che... Ah sì, mi è venuto in mente cosa stavo dicendo, che devo prendere una maschera appunto perché mi sto prendendo tanto cura della mia pelle, e le maschere sono quei prodotti che ovviamente sono in più, non è che vi cambia la vita fare una maschera oppure no, però una maschera ogni tanto abbinata a una cura costante della pelle vi cambia comunque il risultato, e quindi sono alla ricerca di nuove maschere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete una maschera preferita di qualsiasi marca. Adesso in questo periodo sto provando tante cose di chi Kiehl's, perché io adoro questa marca, mi piace davvero tanto, fanno dei prodotti davvero buoni che mi stanno aiutando con la cura dell'acne nonostante non siano cose prescritte dal medico, tipo ho un tonico bellissimo di Kiehl's, sia perché mi hanno inviato un pacchetto con... mi hanno inviato dei loro prodotti che sto provando, tra l'altro alcuni già sono i miei preferiti in assoluto, come per esempio il tonico alla calendula. Appunto, sicuramente di loro sto provando un sacco di maschere, come anche di Lush, mi piacciono tantissimo, però sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti. Che bella che sono, parlo di skincare in queste condizioni. Quindi niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete qualche consiglio su maschere che siano super idratanti oppure per le impurità, però comunque per pelli sensibili, nulla di troppo... ma cosa che ho appeso qua? Ah, un filo. Nulla di troppo invadente, ecco, non voglio chissà quale maschera strana. Ok, più di così non posso fare perché oltre il fatto che questo rossetto liquido secca le labbra, rimane poi tutto colorato, cioè non va via, non ho parole. Adesso vado a sistemarmi con un po' di beauty blender, cioè di quello che è rimasto. No, mi fa troppo ridere parlare così, vabbè, lasciamo stare, ormai mi sono mostrata a voi in qualsiasi modo. Ok, Juno è rimasta qua, ormai non mi vergogno più di niente praticamente. Ecco, con un po' di beauty blender, no, non basta, devo metterci anche un po' di fondotinta sopra. Ok, riesco a fare tutto con una mano. Vediamo se ce la faccio. Fa troppo ridere. Sto guardando lì perché ho lo specchio della postazione make up. Mi fa troppo ridere questa cosa. Cioè, veramente, questa è stata la mia recensione di Kylie Cosmetics, almeno dei rossetti liquidi. Anzi, adesso vi posso dire anche quello che avevo su prima e si chiama Bougie. Ed è questo qua. Vi dico la verità, io non lo ricomprerei, quindi non lo consiglierei. Ecco, si chiama Bougie ed è appunto di Kylie Cosmetics. Mentre questo è l'Io, che è più scuro, di Bougie, vedete? Sì, lo so che non si vede tanto con questa luce, ok? Quello più scuro è l'Io, che in realtà mi piace tantissimo, però è da un po' che non lo utilizzo. In questi giorni magari lo provo sperando che questo non si sia seccato, perché penso che sia successo anche a questo, visto che la tonalità è simile, quindi il pigmento sarà simile. Oh mio Dio, spero di no, perché è uno dei miei preferiti in assoluto. Basta, questo è il mio lamento di oggi, la mia lamentela di oggi. Adesso vado a vedermi la puntata di Uomini e Donne. Non vi dirò che ore sono, perché da quando me l'ha fatto notare Gloria, è vero, lo dico sempre, Sono le, quindi non ve lo dirò, però sappiate che è il periodo tra la merenda e la cena. Vuoi stare su o vuoi stare giù? Nessuna risposta. Kylie? Cosa fai qua? Cosa fai qua? Vai via! Non si può stare qui! È la camera della Mila! Scusa? Kylie? Non puoi stare qua, cosa ti sei seduta a fare? Andiamo? Oddio, arriva anche l'altra. Oddio, arriva. Ecco. Ah, non si può stare qui. Ma non si può.
Ma non si può. Lo so che questo tappeto sembra dell'erba e voi pensate di stare in giardino, però non si può. Dai, andiamo. Andiamo. Vediamo se qualcuno mi segue. Andiamo? No. Scusate? Andiamo. Andiamo? Dai, su. Non viene nessuno. Juno? Kylie? Oh, ma vi pare che non viene nessuno? Scusate, ma Kylie, cosa? Dove ti sei messa? Dove ti sei messa? Dove sei messa, Kylie? Sei già sistemata? Dai, ragazze, dobbiamo scendere. Cioè, voi dovete scendere, io rimango qua. Io rimango su, voi no. Però questa è la camera della Mila, non si può. Vabbè, anche lei si è appoggiata. Ecco, guardate, proprio questo dovevate fare. Cioè, vi ho detto di uscire, guardate come sono. Mi sposto anche così vedete bene con la luce. Due cagnoline sceme. Vabbè, vediamo la Mila cosa ha da dirvi adesso, eh. Adesso l'avviso. Io vado, eh. Tanto non viene nessuno. Anche a dire andiamo. Non vengono. Ok, missione cani compiuta. Come vi dicevo, dopo cena io salgo subito in camera e cerco di struccarmi, sistemarmi, andare a letto ad un orario decente, tra virgolette, nel senso, perché almeno poi posso essere bella attiva la mattina. Sto cercando un posto dove appoggiarvi, come sempre, ritorniamo allo stesso discorso che dovrei prendermi un cavalletto per... ma... un cavalletto piccolo, diciamo, per tavolo, per mensole. Sento in sottofondo mia sorella che urla Juno, quindi starà facendo un casino. Ma in ogni caso, cerchiamo un posto. No, vabbè, tanto non vi devo dire tante cose. Però, ok, vediamo se riesco qua. Forse. Vi devo dire... oh, ok. Vi devo dire pochissime cose perché vi sto per salutare, piccolo spoiler. Però, visto che non ho ripreso la cena, perché la cena è stata preparata dai miei genitori, visto che solitamente il pranzo lo preparo io, però poi la cena, visto che ci sono entrambi i miei genitori, lo... ah, aiuto, la mia unghia. Lo preparano... o mia mamma o mio papà, cioè preparano la cena o mia mamma o mio papà. Quindi a cena cosa ho mangiato? Ho mangiato la vellutata di porri, che è tipo un passato di porri, a me piace un sacco, non so se a voi piace, potete fare la passata di qualsiasi verdura, credo, tipo anche di zucchine, però a me piace di più il porro perché essendo della stessa famiglia delle cipolle ha un sapore più buono, cioè la sento più saporito, quindi mi piace un sacco. E poi come secondo, perché stasera, cioè... non stasera, visto che non ho fatto una merenda troppo pesante, perché se poi se a merenda mangio più pesante, tipo latte, non latte, io non lo bevo il latte, tipo tè e biscotti, allora a cena mangio solo verdure. Però visto che oggi ho mangiato una mela e ho bevuto il tè senza zucchero, allora stasera ho, oltre alla vellutata, ho mangiato un po' di caprino e un tonno in scatola all'olio extravergine d'oliva mischiati insieme, senza olio aggiunto, senza sale, senza niente. Io ho mangiato quello per secondo e poi basta, così è finita la mia giornata. Basta, in realtà volevo subito mandarvi la buonanotte, ma vi ho parlato della mia alimentazione perché io parlo tantissimo oggi nella live. Ah, perché non ve l'ho detto prima, ho cercato di fare una live ma non funziona il wifi, il mio wifi, quindi vabbè, sto cercando di risolvere il problema perché vorrei fare una live alla settimana di venerdì alle 17. Fatemi sapere se vi piace come idea. Devo però sistemare il problema del wifi, però vorrei farla ogni venerdì alle 17 e poi salvare. Quindi comunque per 24 ore potete vederla, quindi potete vederla, recuperarla anche al sabato. E appunto durante la live, oggi ho provato a farla per parlarvene un po' di quest'idea, una ragazza mi ha detto: ma quanto parli, Cleo? E vi devo dare ragione, ma io ho risposto: è per questo che faccio la youtuber, perché ho bisogno di parlare. Cioè io parlo con i miei amici, i parenti, le persone, e devo parlare anche a una macchinetta e parlare anche a voi e parlare alle persone che mi seguono. E un requisito specifico per forza che ci deve essere per essere youtuber e essere logorroico. Per forza. No, a parte gli scherzi, sì, sono sempre stata una persona che parla tantissimo anche quando ero piccola. Tipo ho iniziato a parlare prestissimo, quando di solito i bambini non dovrebbero ancora parlare. Io già parlavo, quindi lasciamo stare. Comunque, adesso vi mando la buonanotte perché ho parlato tantissimo, ho parlato veramente tanto. Quindi, spero che anche il vlog di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Sul canale principale ho pubblicato un nuovo video di una nuova puntata di The Sims. Quindi a chi interessa
può andare a vederlo su può andare a vedere sul canale principale. E ogni domenica e ogni mercoledì esce un nuovo video sul canale principale, mentre qui sul canale The Vlog a caso durante la settimana avrete 2-3 vlog. Quindi se non siete ancora iscritte e non avete ancora attivato le notifiche, mi raccomando fatelo, perché YouTube ha un sacco di problemi, quindi se non attivate le notifiche rischiate di perdervi i miei video. Se non lo volete fare, attivate le notifiche. Comunque questa inquadratura è dal basso, quindi sicuramente avrò tutto il doppiamento. In ogni caso, sto parlando tantissimo, mi sto odiando, aiuto! Vi mando la buonanotte, ci vediamo un altro vlog e un altro video. Ciao, buonanotte!